Allora, parlavamo dell'Internet Addiction Disorder. Per addiction abbiamo detto che ci riferiamo ad una ricerca, diciamo, compulsiva di una sostanza, no? Per ottenere uno stato di piacere. Ovviamente parliamo di una non sostanza, perché il riferimento è alla rete e alle nuove tecnologie. La prima fase è caratterizzata da una attenzione ossessiva o ideoaffettiva a temi o strumenti inerenti all'uso della rete. Quindi si ricercano in modo compulsivo programmi e strumenti di comunicazione. La chat si usa in maniera, diciamo, prolungata. Nella seconda fase abbiamo una fase tossicofilica, che è la fase, diciamo, all'interno della quale c'è un aumento del tempo trascorso online e un crescente senso di malessere, di agitazione e di basso livello di attivazione quando si è scollegati, quando non si è connessi. E questa fase è paragonabile all'astinenza. Nella terza fase si evidenzia proprio un'evoluzione di tipo tossicomaniaca, no? La fase tossicomaniaca è la dipendenza vera e propria, la dipendenza alla rete che danneggia diverse aree, da quella delle relazioni sociali all'area scolastica, lavorativa, con scarso profitto, assenteismo, isolamento sociale, anche il più delle volte totale. I soggetti a rischio sono soggetti che vanno dai 15 ai 40 anni e questa sindrome è una sindrome che presenta delle comorbilità con la DHD, che è la sindrome dei disturbi attentivi e l'iperattività, la depressione, l'ansia e i disturbi compulsivi ossessivi. L'IAD, che sarebbe appunto l'Internet Addiction Disorder, è associata ad altri disturbi psichiatrici. Quindi dipendenza da sostanze, diciamo, dipendenze classiche, la depressione, problemi di rabbia e di ansia sociale, con comportamenti di evitamento, di rifugio. Il soggetto non affronta i problemi della vita reale spostando l'attenzione su internet. L'IAD, quindi parliamo sempre dell'acronimo che indica l'Internet Addiction Disorder, ha in comune con altre droghe il tratto compulsivo ossessivo, la negazione, il meccanismo di difesa della negazione, il soggetto ripete costantemente che non può far male, e quindi, insomma, diciamo che presenta queste caratteristiche comuni alle altre dipendenze. Di recente è stato scoperto che nel cervello si evidenziano delle anomalie strutturali nella materia bianca di alcune zone cerebrali, come la regione orbito frontale, il corpo calloso e il cingolo anteriore. Queste, diciamo, sono le anomalie strutturali derivate proprio dalla dipendenza tecnologica riscontrate da neuropsichiatri, diciamo, dalle ricerche in ambito neurologico, neuropsichiatrico recentemente. E queste alterazioni sono già state osservate in altri tipi di dipendenza, come quella da alcol e da droghe. Vediamo un po', quindi ricapitolando, si evidenzia quindi in questa sindrome una maggiore sensibilità alla gratificazione, una minore sensibilità rispetto alle emozioni negative, una iperattività mentale, anche, diciamo, riposo, contro il maggiore sforzo di controllo inibitorio, no? Una maggiore impulsività, di disturbi del comportamento, deficit della memoria di lavoro e una compromissione delle funzioni esecutive. Le terapie sono, diciamo, tante. Quelle più indicate sono le terapie cognitivo-comportamentali, che agisce sulla correzione di un disturbo cognitivo. La terapia farmacologica e anche terapie farmacologiche delle comorbilità che abbiamo
precedentemente evidenziato. Le strategie educative, anche qui sono tante, diciamo che possiamo magari permettere di giocare dopo aver finito i compiti, insomma, quindi consentiamo ai bambini di giocare con il PC soltanto dopo aver finito i compiti. Vabbè, insomma, diciamo, questa è un'indicazione che riguarda un pochino più i genitori, un discorso, diciamo, educativo sarebbe molto più ampio. Oppure limitare il tempo ad un paio di ore al giorno, insomma, il tempo di esposizione alla rete di massimo 2 ore al giorno. Altre caratteristiche patologiche della dipendenza internet sono il cosiddetto fabbing, la parola, diciamo, un neologismo che sta per phone più snobbing, che vuol dire praticamente snobbare l'altro attraverso l'uso del telefono. E quindi consiste nell'ignorare il proprio interlocutore in un contesto sociale concentrandosi sul proprio smartphone. Ovviamente è anche un indicatore di cattiva educazione, oltre che un'anomalia comportamentale, diciamo così. E un'altra caratteristica è la nomofobia, la paura di rimanere disconnessi, no? Sono anche dei film che hanno affrontato questo aspetto. Un tema molto importante è quello dell'hikikomori, anche questa è una sindrome. Hikikomori vuol dire stare in disparte, isolarsi, è un fenomeno comune tra gli adolescenti, fenomeno che si è evidenziato soprattutto in Giappone, dove l'uso della tecnologia è massiccio ed è appunto, ripeto, molto comune tra gli adolescenti anche dell'Occidente, per così dire. Quali sono le cause? Le cause sono caratteriali, i ragazzi sono molto spesso introversi, sono sensibili, possono essere cause familiari, cioè un'assenza del padre, insomma, un'assenza, diciamo, anche emotiva del padre, insomma, o magari un eccessivo attaccamento alla madre, un rifiuto di qualsiasi aiuto. Cause scolastiche, ambiente scolastico considerato ostile, molto spesso i soggetti che soffrono, diciamo, di questa sindrome sono anche vittime di bullismo. Le cause sociali, i soggetti soffrono particolarmente le pressioni sociali che riguardano la realizzazione sociale. E cosa produce l'hikikomori? Una crescente difficoltà e demotivazione nei confronti, diciamo, della vita sociale. Queste persone, diciamo, vivono tappate in casa, chiuse in casa 24 ore su 24 e sono, diciamo, per la maggior parte del tempo connesse alla rete. Comportamenti patologici conseguenti alla sindrome IAD. E quindi abbiamo detto la negazione, la non consapevolezza della condizione di dipendenza, il bisogno ossessivo di collegarsi molte volte al giorno e quindi poi le alterazioni fisiologiche che sono l'irritabilità, le alterazioni di ritmo sonno-veglia, i disturbi mentali, diciamo così, della memoria, dei disturbi mentali, la percezione distorta della realtà, la sensazione di poter avere, diciamo, tutto sotto controllo, l'euforia di libertà illimitata, l'assunzione di differenti personalità. Molto spesso questa IAD si traduce anche in una eccitazione e perversione, no? Da qui il tema del cybersex, e la distorsione, quindi la dilatazione del tempo, e la compromissione del funzionamento scolastico, sociale e lavorativo.